Nella mia vita il film più difficile che faccio, e ho 82 anni. La sceneggiatura è scritta da molto tempo, e quindi certo, è già scritta tutta, il cast è già stato fatto, stiamo facendo le ultime cose, i costumi, le scenografie, insomma siamo, credo, finalmente per la prima volta a un passo da questo traguardo che devo dire molto ambizioso. Il titolo penso che sarà Dante, non sarà nient'altro che Dante. Sono 18 anni che aspetto questo appuntamento, ho fatto tante altre cose, però tutte le volte che andavo a proporre Dante, dovunque andassi, in Rai, dovunque andassi, le persone dicevano sì, va bene, però non c'è una cosa più, ecco, cercavano tutti di cambiare discorso. In questo paese si è raccontata la vita attraverso anche la televisione, di miliardi di personaggi di vario genere, delinquenti o non delinquenti, geni o non geni, personaggi del show business o no, calciatori, biografie di calciatori. Ecco, Dante Alighieri è sempre rimasto fuori. E quindi perché? Perché crea una sorta di responsabilità. È evidente che vai a toccare un personaggio nel quale in Italia ci sono più dantisti che commissari tecnici. Un viaggio nella vita di Dante, tant'è vero che saranno quattro gli attori, mentre Boccaccio sarà interpretato da Sergio Castellitto, quindi uno solo, mentre invece Dante lo vediamo attraverso quattro stagioni della sua vita, che sono a 5 anni, a 9 anni, a 18 anni e poi a 56 anni. L'adolescenza è la parte della vita che mi colpisce di più di tutti gli esseri umani, perché nell'adolescenza si creano le premesse per tutto quello che accadrà dopo. Le location saranno fra l'Umbria, le Marche, Toscana, Emilia e qualcosa nel Lazio, quindi sarà una troupe itinerante. E l'impegno sarebbe quello di avere il film pronto entro l'anno.